Buongiorno a tutti, oggi vi presento questo prodotto, è la prima volta che utilizzo un estrattore, ho preso lo Slow Juice perché come caratteristica mi sembra che faccia risparmiare tempo e sia poi alla fine l'ultimo prodotto uscito sul mercato, quindi adesso lo aprirò e farò la mia prima prova di estrazione. Con questo prodotto. Ho fatto già l'unboxing del prodotto che mi è stato consegnato in questo scatolone. Quindi ho già tolto tutti i pezzi dallo scatolone. Effettivamente c'è il motore. Qua è importante vedere che sulla targhetta si è riportato che appunto abbia 400 watt di potenza rispetto ai 250 delle versioni precedenti. Dopodiché abbiamo la tromboggia, stantuffo, il contenitore in cui si accumula il liquido, la spazzola rotante, i tre filtri con diverse maglie di filtraggio. Quindi quest'ultima per i sorbetti, la cochlea, i due contenitori, uno per il succo, l'altro per la polpa, e c'era anche, oltre allo spazzolino per pulire, anche questo ulteriore filtro passivo. Dopodiché comincio il montaggio del prodotto. Dunque, procedo con il montaggio, quindi inserisco il contenitore, prima mi assicuro che il tappo giallo sia in sede, a incastro, dopodiché la spazzola rotante, prendo il filtro, ho preso quello lì a maglie più larghe, a due incavi, quindi basta per coincidere le parti gialle con questi incavi, si incastra, dopodiché inserendo nel contenitore la freccia bianca le due frecce bianche devono coincidere. Ecco qua. Incastrato. Inserisco la coclea, ruoto in senso orario. Ecco qua, incastrata. Dopodiché inserisco la tramoggia, anche questo ha degli indicatori per l'inserimento, va in incastro finché le due frecce bianche coincidano, sblocco la porticina, lo stantuffo in sede, eccolo qui pronto per essere utilizzato. Dunque procedo al primo prodotto. E ho selezionato più o meno gli stessi ingredienti del prodotto che viene pubblicizzato sul sito che vende il BioAtlas e quindi cominciamo con accendere l'apparato. Inserisco una mela. La prende senza bisogno dello stantuffo, inserisco un limone, un cetriolo, dello zenzero, un po' di sedano. Anche delle foglie.
Ecco, il contenitore è già pieno, quindi lo svuoto. E rifaccio il giro degli ingredienti come prima. Si è incastrata la mela, però basta spingere un po' e la riprende, e se la mastica. Quindi un po' di zenzero, carota. Abbastanza rapido nel lime. Molto rapido nel frantumare il prodotto. Con un po' di zenzero. Ho messo sia zenzero che carota. Questa prende molti più. Ok, finisco gli ingredienti. Aggiungere qua di pieno lo svuoto. Più denso il prodotto, mi sembra, adesso che avrà terminato gli scarti, effettivamente sono abbastanza secchi. Provo a reinserirli, semmai che riesce a estrarre qualcos'altro. Quasi terminato. Spengo. E vediamo se è buono. Dunque, il prodotto effettivamente è venuto abbastanza denso, però ho usato il filtro, quello a maglie più larghe. Quindi il gusto è buono. Buono, è un po' pieno di polpa, però si può passare con il colino che avevano fornito. Quindi, definitiva. Rapido, adesso proverò a pulirlo a vedere se è rapido anche per quello. Dunque, per la pulizia, prima inserisco un po' d'acqua e faccio andare il motore soltanto con dell'acqua. Un po' di polpa che è rimasta qui residua nel foro di uscita della polpa.
Adesso smonto il tutto e poi dopo vi dirò quanto ci ho messo più o meno per pulire. Dunque, ho effettuato la pulizia più o meno in 5 minuti, ho dovuto usare soltanto la spazzola per il filtro, per il resto è stato abbastanza semplice sotto l'acqua corrente e non ha richiesto particolari sforzi, quindi anche da quel punto di vista abbastanza semplice da utilizzare, direi. Grazie.